Allora, vi abbiamo fatto rifiatare un attimo con questo bellissimo intervento che mi ha preceduto, no? Che ha aperto, ma meritava anche più tempo, devo dire. Io vi riporto un po' sulla riforma, però mi sembra importante focalizzarci un attimino sulle politiche attive, perché non so se avete notato, se ne è parlato veramente poco, no? Si è parlato tantissimo della riforma dei licenziamenti, si è parlato tanto di Job Act, ma non si è quasi mai parlato di contratto di ricollocazione, e secondo me invece è una parte molto importante perché davvero segna la chiusura del cerchio ideale nella interpretazione dello spirito della riforma. Allora, la riforma, l'hanno detto tante persone prima di me, soffre di questa stratificazione successiva, no? E del resto è frutto alla fine di un compromesso politico. Non si sarebbe mai potuto procedere se no, fosse stata una norma retroattiva, si è abbastanza costretti a fare da qui in avanti per fare passare le cose, però è un limite enorme, no? Allora, per questo è importante ragionare, secondo me, fuori di politica, cioè queste sono materie, soprattutto quando tocchiamo le persone, che non possono essere inquadrate esclusivamente da un punto di vista politico, perché noi dobbiamo badare alla sostanza dei problemi, no? Siamo di fronte a una crisi che non ha precedenti come dimensione, no? E se il tutto è permeato dalla politica, credo che arriviamo a dei blocchi, no? Che non ci consentiranno di trovare le chiavi per uscirne. Allora, molto pragmaticamente, no? Il contratto di ricollocazione, alla fine, diciamo, chiude il cerchio, no? Su quello che vuole essere lo spirito della Job Act in chiave della famosa, no? Flexicurity. Allora, se viene a mancare il contratto di ricollocazione, adottiamo solo la flex e non va bene, no? No, perché rendiamo più elastico, no, il licenziamento, ma poi non facciamo ripartire immediatamente le persone. Allora, e muove poi anche alla fine da un dogma, no, su cui abbiamo vissuto fino ad oggi, che è stato quello della difesa del posto di lavoro del momento. Ne abbiamo parlato e ci torno sopra perché è un concetto fondamentale. Prima di tutto per la difesa delle persone, perché guardate, io col mestiere che faccio, no? Noi siamo una società che supporta circa 3.000 persone l'anno a ritrovare un lavoro dopo che l'hanno perso. Okay? Quello che vi posso garantire è che diciamo, la velocità con cui oggi decade la curva della competenza delle persone si è enormemente accelerata. Allora, guardate che se una persona sta in cassa integrazione 2, 3, non parliamo di 5, 6 anni, ok? Prima di tutto, no? Si danneggia proprio la vita di queste persone, cioè noi andiamo a toglierle per sempre dal mercato del lavoro, gli togliamo ogni speranza di entrare al mondo del lavoro. Perché dopo 2 anni che una persona è fuori dal mondo del lavoro, dopo 3, dopo 4, le sue competenze si sono azzerate, ma per i motivi che ci ha appena detto il dottor Casella un attimo fa, cioè avete visto la velocità, no, della tecnologia, la velocità dell'ambiente, la velocità di evoluzione delle cose, ma come facciamo a stare minimamente al passo di questa velocità stando fuori dal mercato del lavoro, no, più di un anno? Ma io dico più di 6 mesi, veramente. Allora, questo deve essere un punto di riflessione fortissimo. Cioè, l'accorciamento dell'ammortizzatore sociale, no? Io lo vedo da un punto di vista positivo nell'innescare la proattività delle persone. Scusate se dico questa cosa, però veramente, allora, qualsiasi società di outplacement che fa il mio mestiere vi può testimoniare che quando arrivano da noi le persone con un ammortizzatore sociale, no? Allora, arrivano, firmano l'outplacement e poi ci dicono: bene, arrivederci, ci vediamo tra 2 anni quando mi scade l'ammortizzatore sociale, ok? 90%, ve lo garantisco. Scusatemi, so che si entra su un tema delicato perché, però è la realtà. Allora, le persone si fanno male da sole, noi soffriamo di questa cosa perché sappiamo che se stanno 2 anni fuori dal mercato del lavoro, ok? A prendere l'ammortizzatore, arrotondando in nero, tutti, a Milano, bancari, non parliamo del sud, no? E dei livelli bassi, perché trasversali, ovunque, ok? Ti tiene l'ammortizzatore e intanto si arrotonda. Questa cosa condanna le persone. Allora, noi dobbiamo difendere l'occupabilità continua delle persone, ok?
per difendere l'occupabilità continua delle persone, il contratto di ricollocazione ha una valenza fondamentale, perché contemporaneamente all'uscita, contemporaneamente alla sacrosanta indennità, che ci deve essere a difesa, no, della sopravvivenza, ci deve essere però subito lo strumento di ripartenza. Capite? Cioè, quello che io contesto è l'ammortizzatore senza strumento di ripartenza. Allora, al buon cuore delle persone attivarsi. Questo non va bene, ma proprio nell'interesse delle persone, ripeto. Nell'interesse delle aziende, no? L'abbiamo detto molto bene all'inizio della mattina, perché devono avere uno strumento di flessibilità del costo del lavoro a fronte di crisi per poter comunque effettuare investimenti. Cioè, cosa abbiamo visto nell'ultimo periodo? La crisi, l'impresa non ha flessibilità a costo del lavoro, dunque non può investire, ed è qui la paralisi poi del sistema. Allora, bisogna ripartire, per cui anche nell'interesse delle persone e poi da ultimo, diciamo, anche nell'interesse delle risorse dello Stato, perché guardate, questo è un calcolo molto semplice, ma diciamo 1000 euro di ammortizzatore, poi può essere 1100, ma diciamo 1000, ok? Con uno supporto efficace alla ricollocazione, ok? Non vi cito i dati in TU, vi cito i dati di AISO, cioè tutta l'associazione delle società di outplacement, che dice 6 mesi e mezzo di tempi medi di ricollocazione, ok? 10.000 persone l'hanno seguito in tutto, che è una goccia nel mare, però è quello che oggi è il mercato della presenza in Italia, pochissimo diffuso, ok? Però parliamo di 6 mesi e mezzo. Allora, delle ricerche fatte dicono che le persone da sole si ricollocano mediamente in 12-15 mesi in Italia. Diciamo 6 mesi di risparmio, per cui faccio tutti i conti, no, per difetto. Allora, ogni 150.000 persone vuol dire 1 miliardo di euro risparmiati. Per cui capite che se noi inseriamo, ok, col contratto di ricollocazione, uno strumento che veramente supporta le persone, no, nel ricollocarsi, con i tempi medi di oggi, vuol dire che lo Stato ogni 150.000 ha 1 miliardo di euro da reinvestire nel sistema. Allora, altro che 50 milioni di euro messi nel 2015-16 sul contratto di ricollocazione. Capite che è un sistema che si va a rifinanziare da solo con risorse gigantesche, ok? Perché oggi tutte le società di outplacement messe insieme supportano 10.000 persone con un mercato che vale 22 milioni di euro, per cui pensate con 1 miliardo quanto ne possiamo supportare, ok? No? E in più sono anche soldi che in parte potrebbero essere investiti nell'allargare la tutela della NASPI. Allora, secondo me non è un punto di allungare la NASPI, è un punto di mettere veramente uno strumento che aiuta le persone a ricollocarsi nel mercato del lavoro che funziona. Allora, voi state pensando, ma non è che si crea il lavoro, no, mettendo cioè semplicemente i contratti di ricollocazione. Allora, ovvio, noi non creiamo posti di lavoro, però vi dico che anche il concetto oggi di ricollocazione, no? O quello che viene definito un posto di lavoro, è assolutamente obsoleto. Cioè, i posti di lavoro non sono quelli aperti, disponibili nel mercato, punto, ok? Questo è sbagliato. I posti di lavoro, in grandissima parte, si creano. Cioè, avete visto la lista delle nuove professioni che ci ha fatto vedere il dottor Caselli? Ma queste posizioni esistono oggi? Cioè, ci sono posizioni digital aperte, no? Però mancano. Cioè, in tutta Europa mancano 400.000, no? Ci sono posti che servirebbero, diciamo, persone che servirebbero nelle tecnologie. Ok? Allora, bisogna portare le persone a fare impresa, a fare start-up, ma anche bisogna portare i lavoratori a fare cooperative, ok? Noi abbiamo creato in tantissimi territori dove non c'è impresa, no? Non è che abbiamo chiesto ai lavoratori di spostarsi 200 km lontano dalle loro case. Noi li abbiamo aiutati a creare una cooperativa sul territorio, ok? Le operaie uscite dalla società tessile hanno fatto la cooperativa di sartoria. E chi ha guidato questa cooperativa? Il capo reparto, no? Uno dei quadri dell'azienda che aveva chiuso. Rimaniamo per un anno accanto a loro, no, in modo da minimizzare i fallimenti, ma facciamo questo, ok? Lo stabilimento della Indesit che ha chiuso a Brembati, 400 operai che tiene di montaggio, abbiamo anche fatto formare un sacco di cooperative, ok? Donne,
che erano impiegate generiche, hanno fatto una cooperativa di pulizie, così potevano anche stare con i loro figli. Adesso faccio anche un esempio molto banale, ma per dirvi, il lavoro anche si crea, noi dobbiamo incoraggiarne la creazione anche, ok? Allora, capite che è la difesa della continuità del lavoro che noi dobbiamo portare avanti, non la cassa in deroga che mi va a far stare a casa persone la cui fabbrica non esiste più. Questo non va bene, ok? Allora, e cosa vuol dire? Va anche rivisto completamente il modo di fare formazione. Non è la formazione a catalogo, non è l'inglese e il computer per tutti. Cioè, guardate, questo non serve a niente. Io devo studiare il territorio, capire il territorio di che servizi ha bisogno, ok? Che servizi mancano, no? Che cosa manca sul territorio, e poi analizzo i miei disoccupati e gli faccio fare la riqualificazione necessaria per matchare con questi bisogni, che magari non sono posizioni aperte, ok? Ma sono bisogni, no? E allora lì, da lì, formazione di cooperativa, start-up e, per carità, anche intercettare le posizioni di lavoro aperte. Allora, è questo circolo virtuoso che mi crea la continuità di occupabilità delle persone, lo studio del territorio, lo studio dei suoi bisogni, lo studio dei disoccupati. Prima la persona, no, della CGIL, mi è piaciuto quello che ha detto, cioè ormai sopportiamo una disoccupazione cronica, ma perché? Perché queste persone non vengono riqualificate per quello che serve sul territorio, no? Le mettiamo in aula a fare il corso di Excel, no, di computer, cosa serve? Scusatemi. Cioè, se sul territorio servono panificatori, io formo panificatori, servono digital, servono nuove tecnologie, allora poi vado nelle università a formi ragazzi a scrivere, se quelle facoltà lì, porto le persone un pochino più vicine a fare quello, ok? Cioè, dove deve cambiare veramente questo flusso, no, che esiste? Allora, dunque, profili non compatibili li riqualifico, profili compatibili li supporto a reinserirsi, però supportare a reinserirsi va fatto con gli strumenti giusti, ok? Allora, questo lo salto, perché sennò vado lunga. È responsabilità di tutti noi del sistema di fare funzionare veramente lo spirito della norma e dunque il contratto di ricollocazione, ok? Adesso stiamo aspettando il decreto attuativo, con anche una certa ansia, devo dire, perché le prime, no, le sperimentazioni che sto vedendo, penso a Lazio e all'Italia, è una cosa assolutamente terrificante. Non entro però veramente. Allora, il contratto di ricollocazione deve essere declinato, e qui spero veramente che mi senta qualcuno, ma io cerco di portare, no, sui tavoli istituzionali queste riflessioni in modo costante e continuo, no? Per quello abbiamo voluto fare con voi, no, questo momento, no, di pensiero insieme. Questo benedetto contratto di ricollocazione deve effettivamente funzionare, ok? Se no miniamo tutto il sistema. Allora, però, per funzionare effettivamente deve essere realmente un servizio di outplacement. Scusate, l'outplacement oggi funziona, ma funziona perché è un processo che parte dalla persona. Non parte dalla posizione aperta, parte dalla persona, ok? Perché se io ragiono su sacrosanto, perché tutto crea lavoro, però ragionate un attimo su questo. Le società di somministrazione, le società di intermediazione, gli edante, società di ricerca e selezione mito, gli edante, top, ok? Che cosa fanno? Ricevono un incarico dall'azienda e devono ricercare le persone migliori nel mercato per proporle e farle matchare con posizioni disponibili, ok? Allora, io mi chiedo, ma tutti quelli che non sono spendibili, tutti quelli di età avanzata, tutti quelli generici, no? Quelli che avrebbero bisogno di qualificazione, questi non vengono intercettati da questi soggetti, che non sto condannando, ma sto dicendo, fanno un altro mestiere rispetto al vero, no, supporto alla ricollocazione. Allora, capite che invece, se io parto dalla persona, e questo solo l'outplacement lo fa, no? Che si occupa di chiunque gli venga affidato per riportare al mondo del lavoro, e contarsi di rientro, ragazzi, 80-90, per cui, ma non solo in tu, le migliori società, tutte non si passano, non voglio fare lo spottone mio, ok? Vi voglio sensibilizzare sull'utilizzo corretto dello strumento. Io devo partire dalla persona, ok? Mettere al centro la persona. Se io parto dalla persona,
e la potenzio e l'aiuto a interpretare il mercato del lavoro, a capire le sue competenze, a capire la sua spendibilità allargata nel mondo del lavoro partendo da queste competenze e potenziandole, facendogli fare simulazioni di colloqui di lavoro, dandogli gli strumenti. E se un manager gli insegna a stare in LinkedIn, a stare nella web, no? A comunicare con le tecnologie, no? E se è un operaio, gli faccio fare 20 simulazioni di colloqui finché non impara a veicolare quello che sa fare, no? E lo aiuto a pensare in modo più allargato. Allora, questo lo porta la persona a lavorare. Allora, capite che noi dobbiamo, diciamo, far somigliare il contratto di ricollocazione della persona. E qui c'è un fattore di responsabilità anche delle aziende. Cioè, non pensiate che un domani il voucher del contratto di ricollocazione è outplacement. Per cui, le imprese, allora, diciamo che devono interpretarlo come uno sconto, ok? Ma andrà integrato per consentire di fare il servizio che realmente funziona. E mi preoccupa vedere nella norma che il contratto di ricollocazione è totalmente risultato. Perché guardate che questo, allora, va bene, no? Ha risultato in modo preponderante, per carità, ma non può essere solo risultato, perché mi va a penalizzare proprio le persone non spendibili. Cioè, quale società può seguire, veramente ricordo la nostra esperienza, in modo personalizzato, cioè con un consulente che lavora su questa persona, accanto a lui, ok? Per 12 mesi, per riportarlo testardamente nel mondo del lavoro, no? Senza vedere un euro fino alla fine. Allora ragazzi, anche noi siamo una società che deve pagare gli stipendi. Allora, per stare in piedi, io sulle persone meno spendibili devo avere una parte, no, che mi viene retribuita, ma no, che faccio il servizio. Allora io mi auguro che il contratto di ricollocazione sia, no, di importo crescente per le varie fasce, ma anche di percentuale diversa a seconda della spendibilità della persona, altrimenti i più svantaggiati verranno schermati. Perché se all'accoglienza io mi rendo conto che una persona minima ha bisogno di 12 mesi, no? Ovviamente non me ne occupo. Questo non deve succedere. Perché invece, portandovi l'esperienza di oggi, occupandosi di tutti, no? E nessuno viene abbandonato finché non trova una sua occupazione, le cose funzionano. Allora, capite che questo contratto di ricollocazione è centrale nella Job Act. Perché mi dà la spinta per per la ripartenza pulita del sistema, ok? Deve essere subito accanto alla politica passiva per innescare veramente una ricerca del lavoro appena lo si perde, nella tutela della spendibilità della persona, ok? Deve essere non discriminante, per cui deve essere pesato, no? Per anche consentire di supportare le persone meno spendibili. Deve prevedere una riqualificazione a monte secondo i bisogni del territorio delle persone che matchano di meno, che hanno meno livello, no? Allora, però se succederà questo, noi cosa avremo? Avremo meno lavoro in nero, perché le persone rientrano più velocemente nel sistema contributivo, per cui maggiore gettito per l'INPS, risorse in più per lo Stato che può riversare nell'allargamento della tutela. Io trovo, scusate, scandaloso che una persona partita IVA che non viene rinnovata non ha niente. Ma non è giusto. Cioè, chiunque perda il lavoro, qualsiasi forma di lavoro sia, deve avere un strumento di tutela. Ma contemporaneamente deve essere aiutato e costretto, scusatemi, ad attivarsi per ritrovare lavoro. Ok? Come negli altri paesi europei che lo fanno serenamente, no? E anzi, addirittura in parecchi paesi, quando una persona rifiuta una posizione di lavoro congrua, perde una percentuale di indennità. Proprio per dire, ragazzi, voi vi dovete attivare, ok? Questa è la chiave. Allora, ve l'ho voluto sottolineare perché se ne è parlato pochissimo. Adesso facciamo una tavola rotonda, ho voluto lanciare anche questo stimolo a completamento, no, dei discorsi che abbiamo sentito prima, perché è importante, ok? Il sistema da qualche parte deve ripartire e secondo me riparte dalla ricerca immediata di un nuovo posto di lavoro appena lo si perde, ma anche nella riattivazione dei risultati cronici. Cioè, qui bisogna occuparsi anche di loro, ok? Allora, però vuol dire che devo mettere in campo un supporto alla ricollocazione reale.
questo era un po' quello che volevo darvi come stimolo per ora introdurre la tavola rotonda. Grazie mille. Grazie.